Cari amici, si inizia. È una splendida giornata di sole qui sul Lago Maggiore. Che belli glicini in fiore. Ecco il profumo da dove proveniva. Qui al Lago Maggiore. E cari amici, oggi è una giornata speciale. Praticamente ormai sono passati 20 anni dall'inizio delle divulgazioni e ci ritroviamo ancora qui, benissimo, a parlare di ciò che ci si prospetta nel futuro immediato. E quindi, badiamo al sodo. Ho avuto la fortuna in questi giorni di avere in regalo due articoli esoterici in una maniera rocambolesca, in una maniera che si dà al massimo dell'energia per certe situazioni esoteriche. Allora, ecco che il massimo dell'energia, l'energia è pronta a svilupparsi. Questa energia in cosa la incanaliamo? La incanaliamo nella verità. La verità, che in 20 anni è stata sempre respinta, oggi vede la luce. Poi mi tratterò di tante queste cose belle. Però quando ci sono queste situazioni, meglio badare al sodo. E sapete, si parla tanto di questo buco nero, ma già 15-20 anni fa si parlava di qualcosa. Faccio vedere. Vedete? Questa la foto, voglio vedere se si riesce a vedere in video. Ecco la foto che questa ritrae. Abbiamo il buco nero che hanno fatto la foto e abbiamo Nibiru. Vedete? Nibiru è una foto di tanti anni fa e adesso dicono il buco nero, ma ci somiglia nettamente. Allora, cosa prevedere, cari amici? Che praticamente, a parte che spero di dare sempre dritta la telecamera. Allora cosa possiamo prevedere, cari amici?
un rapido evolversi della situazione a favore della verità. Calato per un momento il vento, a favore della verità sull'esistenza del pianeta Nibiru. Si sta per muovere qualcosa, si sta per muovere una macchina organizzativa su una situazione che si amplierà. Siamo vicini alla verità sull'esistenza del pianeta Nibiru, la verità ufficiale confermata, che era ciò che divulgavamo da 20 anni. In questa zona, siamo in provincia di Varese, adesso sul Lago Maggiore, comunque Varese, in questa zona dovete sapere, nel 1999 cercarono le creature dell'universo, non siamo soli ad abitare l'universo, queste creature extraterrestri cercarono dei divulgatori e questi divulgatori li cercarono in questa zona, nella provincia di Varese. Questi contatti hanno portato questa divulgazione 20 anni, per noi sono 20 anni, 1999-2019. Gennaro Gelmini, oggi siamo al 15 aprile 2019, come al solito dico che dimagrisco e poi sarà per il giorno dopo, va bene. Ma veniamo ai fatti solidi. Quindi, importantissimo lo slittamento dei poli. Cos'è lo slittamento polare, lo slittamento dei poli? Il polo nord e il polo sud si stanno muovendo fisicamente. La Terra ormai si sposta. Ciò cosa fa? Che magari da queste parti fa freddo, in Norvegia fa caldo ad aprile 2019, ma è anche proprio la prova dell'avvicinarsi del pianeta Nibiru, che passerà, transiterà al perielio tra Marte e Giove, tra i pianeti Marte e Giove, quindi comunque prossimo al pianeta Terra. E naturalmente poi ci sono anche situazioni di meteoriti. Ricordiamo il pianeta Nibiru alla coda del drago. La coda del drago è una coda di meteore di Nibiru. Allora, appunto, per questo movimento, ovviamente la Terra slitta è la prova dell'avvicinarsi del pianeta Nibiru e continua un'attività sismica. Un'attività sismica addirittura che abbiamo visto provoca proprio dei sismi in maniera proprio uniforme sulla Terra. 20 anni fa queste creature extraterrestri cercarono proprio in questa zona, si tratta soprattutto della provincia di Varese, ma non solo, zone vicine, da Como fino in Piemonte, dall'altra parte del Lago Maggiore, dove siamo adesso. Cercarono dei divulgatori per quello che sarebbe stato e sarà il futuro del mondo, che a piccoli passi si è notato. Nel 1999 sembrava che non ci fosse nulla di anomalo. Negli anni precedenti c'è stata solo una grossa alluvione. 4 anni prima, in provincia di Salerno, quelle zone lì. Quindi, naturalmente, con gli anni, 20 anni, si è notato che qualcosa sta cambiando totalmente. Abbiamo per esempio lo slittamento dei poli, dicono di poco, però come mai qua a volte fa freddissimo e in Norvegia fa caldissimo? Poi in altre zone fa freddo, qua caldissimo e va a giorni alterni.
Questo video ho iniziato qualche cosa al 15, due giorni fa, 15 aprile 2019, adesso siamo al 17 aprile 2019. Il 15 faceva un po' più caldino, tra il freddo del 16 e poi 17, oggi 17 aprile 2019, fa di nuovo caldo, notare, e situazioni da alluvioni a terremoti. Abbiamo una situazione sismica di sciami sismici. Sciami sismici, ogni tanto vado verso il lago, tutto regolare. È una bella spiaggia, però bisogna saper gestire la spiaggia. Comunque, quindi ci sono degli sciami sismici. Addirittura negli Stati Uniti, all'inizio del mese di aprile 2019, hanno pensato di mettere delle nuove centraline sismiche per misurare i terremoti. Quindi nuove centraline sismiche, perché? Perché anche negli Stati Uniti stanno avvenendo diversi terremoti in zone, e anche sciami sismici, in zone che prima non avvenivano. Terremoti anche sopra i 4 gradi Richter, che fanno parte proprio di sciami sismici che i sismologi ci hanno sempre detto sono da controllare, perché vuol dire che c'è un movimento della faglia tettonica molto grande e quindi quei terremoti vanno a sviluppare terremoti ancora più grandi. Adesso siamo ad aprile 2019 e si nota questo, quindi sempre anche negli Stati Uniti e anche in Europa. Si parla dall'est all'ovest, dalla Turchia, terremoti, dall'est jugoslavo, terremoti, Francia, terremoti, Spagna, terremoti, fino alle Baleari, tutte le isole. Allora, pensarci bene, un'altra cosa c'è, l'Italia, anche terremoti in Marocco, di mezzo c'è l'Italia. Quindi queste situazioni sismiche, abbiamo avuto tutti i terremoti qua in Italia in questo periodo di aprile 2019, terremoti di 3 Richter così, però fa capire che c'è un movimento tettonico che va a sviluppare anche terremoti questo stesso mese di aprile 2019 e anche nelle varie zone del mondo. È una cosa che occorre ribadire, perché le faglie tettoniche si stanno spostando sotto l'influsso di questo pianeta vicino, perché ha una massa compatta, un'enorme attrazione gravitazionale, transiterà tra i pianeti Marte e Giove, è un'orbita ellittica enorme, lunga, di 3600 anni, e questo pianeta Nibiru naturalmente provoca dei scombussolamenti sui pianeti del sistema solare. Deriva dalla nube di Oort, la zona della Via Lattea, e poi ogni 3600 anni si avvicina al sistema solare, passando, transitando nella fascia interna degli asteroidi. Cosa significa? In un tempo, per esserci una fascia di asteroidi, è evidente che deve esserci stato un pianeta che è stato colpito. Questo pianeta tra Marte e Giove, che c'è appunto una distanza doppia rispetto agli altri pianeti, quindi fa capire che ci doveva essere qualcosa. Noi ci sono tanti asteroidi, fa capire l'impatto. In realtà c'era il pianeta Tiamat, però all'alba dei tempi dobbiamo tornare indietro. C'era ciò che era il pianeta Terra, il mondo in cui viviamo. Era il pianeta Tiamat, era più grande, si scontrò contro il pianeta Nibiru. Venne catapultato, ma ai tempi, all'alba dei tempi, lontano, e si spostò dove è oggi. E quindi tra Marte e Venere c'è
trova adesso il pianeta Terra. È evidente che comunque il transito di Nibiru non può essere... Perché non ci danno anche le informazioni? Perché pensano con i razzi che spesso lanciano nello spazio di modificare la traiettoria del pianeta Nibiru, che essendo un pianeta enorme, che la traiettoria del pianeta Nibiru non è stata modificata nemmeno quando ha colliso contro il pianeta Tiamat. Allora, se non si modifica l'orbita dopo lo scontro contro un pianeta, tra pianeti, è chiaro che è inutile cercare di modificarne la traiettoria con dei missili, dei razzi, anche testate atomiche, qualsiasi cosa. Ecco perché poi, per avere una traiettoria più precisa dei razzi, hanno aspettato del tempo. I razzi precedenti non hanno combinato nulla e allora attendono. È giusto, si richiede la verità, ma adesso, perché ormai non c'è più tempo. La verità adesso. Oggi è 17 aprile 2019 e appunto al 12 di aprile 2019, a 20 anni precisi, esatti, la giornata precisa, succede una buona cosa, che io comunque attendevo qualcosa. Vado per buttare il vetro, che è qua un po' tutto così, cosa volete, vado a buttare il vetro e trovo delle statue fatte a pezzi. Erano delle statue, una della dea Venere e un'altra della dea della risurrezione, fatte a pezzi e buttate via. Pensate lo scempio che troppo spesso si fa, è terribile, eh? Purtroppo viviamo in una società che spinge a buttare, a distruggere per comprare il nuovo. È una cosa terrificante. Io con la colla Patez mille chiodi non è per fare pubblicità, perché era una colla magnifica, ci mette anche fino a 2 ore per incollare, però fa in modo che non si scombini ciò che si attacca bene senza mutare ciò che incolla. Si è attaccato benissimo, poi le tenute vicino al muretto, un muretto che per tenerle belle dritte, le statue, sono alti 30 cm, che bello, un bellissimo dono proprio il giorno dei 30 anni, le ho ricomposte, una Venere spaccata così di traverso, la dea della risurrezione spaccata in due pezzi, le ho ricomposte, e ho fatto un lavoro veramente cortesia, perché ci sono riuscito. Comunque ho fatto un corso di immobiliare, ma se uno ci tiene una cosa ci deve anche riuscire a sistemarla bene. Benissimo, benissimo, perché ho visto l'enorme valore, ma non economico, perché tre scatole rotte, ricomposte, io lo dico subito per chi magari avesse pensieri, economicamente non valgono nulla. Tra l'altro erano comunque fatte su un certo stampo, da uno stampo, quindi sono statue fatte a stampo e sono statue rotte, non ve le pagano nulla, quindi il valore economico è nulla. Il valore proprio esoterico, per chi conosce l'esoterismo, il valore esoterico è infinito. Perché? Perché si tratta delle statue cariche che sono state distrutte e poi ricomposte. E guarda caso la dea della risurrezione, che quando veniva distrutta, si distruggeva o moriva, rinasceva. Notare questa cosa. Venere è la dea della risurrezione. Benissimo.
E quindi al giorno preciso del 12 aprile 2019, quindi proprio quando era precisamente 20 anni. E adesso siamo pochi giorni dopo, il 17 aprile 2019. Questo video poi è iniziato con qualche panoramica al 15, due giorni prima. Siamo sul Lago Maggiore a Laveno, una spiaggia incantevole perché sì, ci può venire, è una spiaggia libera, comunque chi ci può venire trova veramente la tranquillità totale, a meno che non venga da una regione a farci un video. E quindi ritorniamo al fatto dello sfruttamento dei poli. Si è notato anche lo sfruttamento dei poli. Notare, 20 anni fa negavano totalmente questa possibilità, dicevano ci vorranno un milione di anni. Adesso, dopo del tempo, iniziano a dire sì, si sono spostati i poli, fisicamente proprio, di decine di chilometri, in realtà è più di quanto dico. E uno sfruttamento polare fa capire che non c'è nulla di naturale, è il pianeta Nibiru che si avvicina con il suo influsso gravitazionale, è evidente, la Terra poi ruota in maniera diversa. Anche la Luna ha avuto dei piccoli cambi, allora anche la Luna, anche gli altri pianeti, allora non può essere una causa solo l'uomo, l'inquinamento. Ecco cari amici, qua, allora devo vedere, siamo a 15 minuti, poi più, ecco devo togliere. Allora, abbiamo alla vostra sinistra ciò che è il pianeta Nibiru fotografato diciamo una quindicina di anni fa, ok? Alla vostra destra abbiamo quello, ciò che hanno detto giorni fa, che è un buco nero. Notare un buco nero che però è rosa. Cos'è rosa, buco nero? Un buco nero è quello alla sinistra, è Nibiru, fotografato una quindicina di anni fa. Allora c'è qualcosa che non va. È evidente, cari amici, è evidente, cari amici, che c'è qualcosa, evidentemente, che non quadra. Non quadra come dovrebbe. Abbiamo Nibiru in una foto di, diciamo, 15 anni fa più o meno, che somiglia nettamente, praticamente la parte scura, che è pianeta oscuro, con pianeta proprio scuro, si vede scuro, con la scia, la chiamano la scia di meteore, coda del drago, questo pianeta 15 anni fa. Poi, questo pianeta, poi adesso quello che dicono, black hole, e quindi buco nero. Un buco nero che è un po' modificato perché Nibiru, col transito, prima si vedeva una certa sezione e poi naturalmente viene verso il sistema solare e cambia, no, di direzione, si vede un'inclinazione diversa del pianeta, ma si vede sempre che è Nibiru. Un black hole, quindi un buco nero, che è identico invece a Nibiru. A Nibiru è la coda del drago, la coda del meteore di Nibiru. E quindi è evidente che fotografano Nibiru, dicono un buco nero perché? Perché ormai Nibiru ha cambiato posizione nel cielo stellato, dicono che è lontano, invece è vicino, se no la Terra modificherebbe il suo asse. E naturalmente lo devono denominare come black hole, buco nero, perché gli astronomi, magari dilettanti, però ormai che riescono a sfruttare il pianeta, lo possono vedere Nibiru,
Allora lì si deve dire qualcos'altro. Allora, non potendo dire che è Nibiru, si dice che è un buco nero. Si è spiegato, cari amici. Extraterrestri, non è che non ci dicono le cose giorno per giorno, momento per momento, semplicemente noi abbiamo le 24 ore in base alla rotazione del pianeta Terra divisa per 24. Noi abitiamo qua e abbiamo questi influssi delle 24 ore della rotazione della Terra. Chiaramente creature abitanti su altri pianeti hanno un altro influsso, hanno un altro sistema. Quindi ciò che è per loro il tempo loro non è il tempo nostro. Quindi è chiaro che ci sia un non comunanza sui fattori di tempo. Cioè, quando devono accadere le cose? Ma questo si dice, lo sa solo Dio, no? Sì, lo sa solo Dio. Perché abbiamo fede. Però noi attraverso questa fede, fede anche fisica in queste creature che ci amano, possiamo sapere. Naturalmente poi ci confonderemo sul momento, però possiamo sapere. Allora quando diciamo presto accade, presto accade. Oggi siamo al 17 aprile 2019, c'è un'attività sismica di sciami sismici che comportano terremoti nel mondo, come in Italia, in America, proprio in questo mese di aprile 2019, ma è un dato di fatto sullo studio anche dell'attività sismica, come ho spiegato poc'anzi, e questo riguardante il tempo delle 24 ore. Quindi lo sa solo Dio, sì, però Dio si apre una finestra, come si è sempre detto, si apre una finestra per farci conoscere ciò che ci aspetta. E la mancanza di preparazione, ecco, dobbiamo prepararci. Se non c'è qualcuno che ci prepara, ci dobbiamo preparare noi al cambiamento. Dobbiamo cambiare noi, dobbiamo prepararci al cambiamento. Se nessuno dice nulla, certo che poi le cose succedono all'improvviso. Occorre quindi prepararsi al cambiamento. Lo stesso, non c'è bisogno che ce lo dicano. Perché il cambiamento è nato. Quindi, Gennaro Giannini, 17 aprile 2019. Noi. È proprio vero, che ci controllano, cari amici, altrimenti c'è ragione che fanno giri strani con questi elicotteri, ma proprio ci cercano proprio, ormai non potendo venire su questa spiaggia, allora cosa fanno? Mandano l'elicottero per vederci, poi anche loro zoomano, fanno lo zoom, così ci scrutano bene. Tutto tranquillo, Gelmine lì. Ma cosa sta facendo? Sta facendo i soliti video. Bene, soliti, soliti, diciamo pure soliti. Cari amici, io devo assolutamente, entro breve, devo dare. Allora, cari amici, vi faccio sapere come mai
qui siamo stati belli tranquilli, senza situazioni, senza situazioni, che addirittura siamo dovuti venire con l'elicottero per sapere i fatti nostri. Bene, bene, l'azione di controllo. Si scrutano. Un bel elicottero nero di quelli dei servizi segreti. Ma adesso pompiamo di più. Pompa, pompa. Qualcosina pomposa. Bene, partiamo dalla nostra spiaggia. Siamo veramente qui alla Veromombello al 17 aprile 2019, Gennaro Gelmini, e facciamo una scala. Ecco i cigni. Cigni. Ma dov'è la folaga? La folaga si è nascosta qua. Ciao, 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 ciao a tutti cari amici dalla Falaga del Lago Maggiore, che vi saluta.